Un caro saluto a tutti, un caro saluto fluorescente, dato il cappellino che porto in testa in questa mia passeggiata talassica. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, benvenuti in questa nostra diretta quotidiana con la quale, more solito, proveremo a ragionare su tutto ciò che accade, sempre con un taglio critico. La nostra diretta quotidiana si chiama Il Parresiasta. Voi sapete che il parresiasta nella Grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere, pan rema, dire tutto, parola libera, senza interdizioni al cospetto del potere. Grazie a tutti coloro i quali si collegano, grazie a chi sta leggendo il mio nuovo libro, Sinistrash, contro il neoliberismo progressista, edito da PM, lo trovate in tutte le librerie d'Italia. È una critica sferzante alle sinistre fucsie neoliberali, una sorta di viaggio dantesco nell'inferno della sinistra post-comunista con tutti i suoi gironi infernali, la sinistra arcobaleno e la sinistra green, la sinistra filobancaria e la sinistra imperialista e molte altre ancora. Potrebbe anche essere un bel regalo di Natale per gli amici o per i nemici anche eventualmente. Grazie a chi ci supporta, liberi di sapere e di far sapere il nostro motto. Se ritenete utile ciò che facciamo, potete supportarci abbonandovi al canale Instagram, abbonandovi alla pagina Facebook o abbonandovi anche al canale YouTube. Così, con il prezzo di un caffè al mese, supportate il nostro progetto, il nostro gruppo di lavoro. Tra l'altro, il canale YouTube ha raggiunto oggi 225.000 iscritti, un bel risultato, grazie a tutti voi. Potete anche supportarci con libere donazioni o con abbonamenti da filosofico.net/sosteneteci, www.filosofico.net/sosteneteci. Grazie a tutti. Entriamo dunque in medias res, partiamo dalla situazione relativa alle condizioni di Alessandro Meluzzi, che come sapete purtroppo è stato colpito da una ischemia cerebrale e è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cesena, è stato operato, le sue condizioni sono ancora riservate e tuttavia abbiamo qualche timido spiraglio di luce, ci giunge voce che si stia un poco riprendendo e noi non vediamo l'ora che torni fra noi. Forza Alessandro Meluzzi, siamo tutti con te, non vediamo l'ora di riaverti fra noi in prima linea a combattere per la ricerca della verità e della giustizia, per un mondo meno indecente rispetto a quello che stiamo vivendo. E quindi questa è la prima notizia relativa ad Alessandro Meluzzi. La seconda notizia che voglio commentare insieme a voi riguarda Che tempo che fa, il salotto notoriamente pluralistico di Fabio Fazio. Ieri ero a cena non a casa mia, come sapete io ho abolito la televisione dal lontano 2013, quindi non ce l'ho e vivo meglio, vi consiglio di fare altrettanto, liberatevi della televisione, leggete i libri, seguite conferenze su YouTube o su Spotify. Tra l'altro abbiamo aperto anche un canale su Spotify, filosofico.net/Spotify, seguiteci anche lì. Ebbene, non eravamo a casa nostra ieri, abbiamo seguito la trasmissione Che tempo che fa, guastandoci un po' col pasto, a dire la verità, no, scherzi a parte. Abbiamo guardato Che tempo che fa e che dire, io non l'avevo mai vista sulla nuova variante, sulla 9, è davvero un salotto pluralistico, perché a un certo punto c'erano la Cuzzo Crea, poi c'era Aldo Cazzullo e poi Giannini, tutti e tre, il plotone d'esecuzione del pensiero unico dominante, che venivano intervistati a turno uno accanto all'altro, come se ci fosse un pluralismo, in realtà era sempre la medesima idea ripetuta all'ennesima potenza. A un certo punto Cazzullo è pure riuscito a dire, ed è stato davvero comico, che l'Italia ha un grande debito, se non fosse grazie all'Unione Europea e all'Euro sarebbe già fallita l'Italia. Ecco, quindi un indottrinamento insuperabile davvero. Aldo Cazzullo, tra l'altro, viene intervistato a parlare di Unione Europea e di Euro, sarebbe interessante capire quali competenze economiche abbia per concionare intorno al tema dell'euro e dell'Unione Europea. A ogni modo ha fatto la sua sparata politicamente corretta.
secondo l'ordine discorsivo europeisticamente corretto. Ecco, poi naturalmente c'erano la Cuzzocrea e Giannini a sparare contro tutto ciò che non è l'Occidente neoliberale, e quindi nulla di nuovo, ovviamente, siamo abituati ormai. Ma comunque è un'esperienza, guardare che tempo che fa, perché è veramente il pensiero unico all'ennesima potenza. Io mi chiedo come la gente possa ancora guardare siffatte trasmissioni, ma ognuno ovviamente sceglie secondo i suoi gusti. Io consiglio a tutti di buttare la televisione, ma ognuno ne faccia quel che vuole, ovviamente. E poi è arrivato lui, Gino Cecchettini, il papà di Giulia, la ragazza tragicamente uccisa, come sapete, in quel barbaro ed efferato omicidio che si è consumato qualche giorno fa. Mi ha colpito, devo dire, vedere quest'uomo così calmo e composto, che dopo la scomparsa tragica della figlia, dopo poche settimane, ha avuto la forza di andare in televisione. Ecco, io devo dire la verità, non riesco a immaginarmi nei suoi panni, ma faticherei, credo molto, a voler parlare in pubblico e per di più in televisione dell'accaduto, così, tra l'altro, dopo breve tempo. E invece lui ha trovato il coraggio, la forza, era molto composto, e quello che mi ha colpito, devo dire, è intanto che ha parlato di sé. Quello che stonava, a mio giudizio, nell'intervista era che sembrava che parlasse di cose accadute anni addietro, no? Diceva di aver fatto un percorso che l'ha fatto cambiare, ma è una cosa che è successa non anni fa, ma 2 settimane o 3 settimane fa, quindi un percorso iperaccelerato, un corso rapido, insomma. E però dice che è cambiato, si è accorto che la colpa di questa brutta vicenda è ovviamente del patriarcato, e quindi la sua presenza si è purtroppo trasformata in una grande prestazione ideologica. Ovviamente la lotta contro il patriarcato, ormai se ne parla ovunque. Sarebbe stato bello interloquire con Gino Cecchettini, ma come sapete la trasmissione di Fabio Fazio, non sola in questo ambito a dire il vero, si caratterizza per un pluralismo inesistente, dato che non c'è mai una domanda, un contraddittorio, una voce che stoni vagamente rispetto all'ordine discorsivo propugnato. Ebbene, sarebbe stato interessante domandargli pacatamente dove veda questo patriarcato, perché se io mi guardo intorno oggi non vedo famiglie col padre padrone, la moglie chiusa in casa a cucire e a stirare. Ecco, francamente queste cose esistevano negli anni 30 e 40 del Novecento. Oggi, se ci guardiamo intorno, non vediamo in qualche modo il patriarcato, vediamo al contrario la famiglia disgregata, vediamo sostanzialmente la famiglia fluida, in qualche modo liquida, disarticolata. Voi sapete che sul tema del patriarcato la mia posizione è che sostanzialmente il patriarcato, per fortuna, non esiste più da 50 anni, e però per sfortuna non siamo passati a una società più libera, equa e giusta. Al contrario, siamo passati dalla violenza del patriarcato e del padre padrone, quale si esprimeva ad esempio nelle figure dei padri padroni totalitari novecenteschi, a una società di libero consumo per individui infantilizzati sostanzialmente, individui che desiderano illimitatamente, che vogliono godere, e quando incontrano dei no lungo la loro strada, dei tabù, dei divieti, li travolgono, magari uccidendo anche chi oppone resistenza, ed è il desiderio senza legge, quella che Lacan chiama l'evaporazione del padre. Sarebbe stato interessante farlo placidamente notare a Gino Cecchettini, ma dicevo, nel salotto notoriamente pluralistico di Fabio Fazio non c'è spazio per voci vagamente discordi rispetto al regime di verità imposto. E quindi Gino Cecchettini ha fatto il suo sermone politicamente corretto, che è stato ovviamente accolto entusiasticamente, è stato accolto da un lungo applauso, e anche questo ci pare interessante. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. E poi c'è la notizia che riguarda la Russia di Putin, perché Lavrov, che è il braccio destro di Putin, ha detto
sostanzialmente che l'Occidente è finito, o meglio, il dominio dell'Occidente, che dice Lavrov dura da 500 anni circa, è finito. È finito perché sostanzialmente ormai sta affiorando un mondo multipolare. Io spero vivamente che il tramonto dell'imperialismo occidentale non coincida con l'emergere di un nuovo imperialismo di altro segno, ma coincida invece con un mondo finalmente multipolare, in equilibrio di forze, in cui si creino spazi di libertà e di indipendenza per i popoli sovrani e per le nazioni, in modo che si generi un internazionalismo degli stati sovrani nazionali, democratici e socialisti. Ecco, questo è il mio desiderio, per quel che può valere, vedremo se mai si realizzerà. A ogni modo, questa è la mia prospettiva pacatamente esposta. E poi c'è anche Spielberg, che ha detto che è un'atrocità incommentabile quello che sta accadendo contro gli israeliani. Siamo d'accordo che anche gli israeliani stanno subendo delle atrocità e portiamo loro tutta la nostra solidarietà, però non dimentichiamo che la massima sofferenza riguarda oggi gli abitanti di Gaza, che vivono in una prigione a cielo aperto, senza diritti. Ebbene, di tutto questo Spielberg non si è accorto, evidentemente, è come se a soffrire fosse solo il popolo di Israele, al quale, ripeto, portiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ma senza dimenticare che la massima sofferenza oggi ce l'hanno i palestinesi, di cui Spielberg evidentemente ignora financo l'esistenza, e proprio per questo forse viene rilanciato a tambur battente da tutti i principali giornali, che rilanciano le parole di Steven Spielberg, parole ideologiche, perché di fatto vanno a puntellare l'ordine dominante. Vi ricordo che a metà gennaio parte il mio nuovo corso online in 4 lezioni, la società transumana, 4 lezioni sull'evaporazione del padre, sulla società robotizzata, sull'intelligenza artificiale, sul gender. Le lezioni sono online, si seguiranno in diretta, ma si potranno vedere anche in differita per gli iscritti al corso. 4 lezioni online, il lunedì dalle 18 alle 19.30, il costo dell'intero corso è di 50 euro, quindi è come se regalato, anzi potrebbe essere un bel regalo di Natale insieme al libro Sinistrash, per amici o nemici. Per saperne di più e iscrivervi andate su www.filosofico.net, in basso trovate tutti i dettagli e le modalità di iscrizione. Ne approfitto anche per ricordarvi i nuovi incontri in presenza. Ci vediamo domani, 12 dicembre, a Castelfidardo, in provincia di Ancona, per una serata con Gianluigi Paragone. Il 14 dicembre ci vediamo a Udine per la presentazione del mio nuovo libro Sinistrash. Il 15 dicembre con Don Minutella e Andrea Cionci ci vediamo ad Abano Terme. Poi il 18 dicembre ci vediamo a San Severino Marche insieme di nuovo a Gianluigi Paragone. Poi ci vediamo il 21 dicembre a Legnano, in provincia di Milano, per la presentazione del mio libro Sinistrash. E ancora ci vediamo il 22 dicembre in provincia di Lecco per un'altra serata filosofica. Per saperne di più seguiteci nelle nostre stories. Se volete organizzare anche voi un evento con il sottoscritto potete scrivermi, una cena filosofico-platonica, una conferenza, un evento di qualche tipo, scrivetemi andando su filosofico.net alla voce contatti. Non approvo però la tua vicinanza a Paragone e Castellino, dice Mirko, ma io non ho nessuna vicinanza con loro. Con Paragone mi capita di presentare i suoi libri con grande piacere, con Castellino francamente non ho a che vedere, nel senso che non l'ho visto 2 o 3 volte in vita mia per eventi pubblici e non certo perché io abbia a che fare con lui. Io viaggio in autonomia, come sapete, ciò detto non ho nulla contro nessuno e anzi auguro sempre il meglio a tutti, quindi se volete giudicarmi, giudicatemi per le mie idee, non per altre persone che pretendete di affiancarmi a scelta. Ecco, quindi evitiamo queste insinuazioni un poco goffe e ridicole. Se volete giudicarmi fatelo pure, però appunto giudicandomi sulle mie idee, non
su altre persone che poi mi avvicinate a piacimento. Ecco, ciò detto, ripeto, se volete partecipare ai nostri eventi mi fa molto piacere. Vi ricordo anche che se ritenete utile ciò che facciamo potete supportare il nostro pugnace gruppo di lavoro con libere donazioni e con sostegni, abbonandovi alla pagina Instagram, alla pagina Facebook o alla pagina YouTube, o anche con libere donazioni. Il nostro motto è liberi di sapere, di far sapere, andando su www.filosofico.net/sosteneteci. Grazie di cuore a tutti, ripeto, filosofico.net/sosteneteci. Grazie di cuore a tutti, un caro saluto da Diego Fusaro.